Buongiorno a tutti e buona domenica, buona festa della mamma. Stamattina per colazione preparo delle crepe alla francese. Allora, sto montando due uova intere con una bustina di zucchero vanigliato e una boccettina di essenza di vaniglia. Poi ho pesato 125 g di farina bianca integrale, 300 ml di latte. Adesso andrò ad amalgamare tutti i miei ingredienti e poi ungerò la padella con un po' di burro e andrò a cucinare. A dopo! Allora, aggiungo un po' di farina e un po' di latte insieme e sto ancora amalgamando. Bisogna fare attenzione a non far formare dei grumi. Se dovesse succedere, basta mettere il composto in un thinner e mischiarlo con 5-6 secondi, molto velocemente, in modo che i grumi si trattino. Però io cerco di fare tutto a mano. Posto ben liscio, omogeneo. Adesso andrò a riscaldare la padella, metterò un po' di burro senza lattosio, perché io sono intollerante al lattosio. Il latte che ho utilizzato è ovviamente senza lattosio e voi potete utilizzare invece il latte che volete, addirittura quello di soia, di cocco, non lo so, quello che volete, o latte intero, normale. Come potete osservare, nella pastella ci sono un po' di granuli un po' scuretti, che sono quelli della farina integrale. Voi potete utilizzare solo farina bianca o farina senza glutine per chi è intollerante al glutine e quant'altro. Adesso andrò a ungere la mia padella con il burro e incomincerò a produrre le mie crepe. Voilà, ho riscaldato la padella, ho messo mezzo mestolo di composto, sto girando tutto intorno di modo che è ben distribuito. Devono essere molto sottili. Abbasso un attimo la gradazione. La crepe si deve staccare da sola per capire che la si può girare. Ogni tanto bisogna agitare, ecco così. Ecco la prima crespella, bastano 5-6 secondi per lato. Ecco pronte le mie crepe. Dalla dose di farina, latte e uova che ho messo, ho tirato fuori 9 crepe, siamo in 3. Quindi 3 ciascuno. Si possono farcire a piacimento, con la Nutella, con la marmellata, con uno sciroppo d'acero, con qualsiasi cosa si vuole. Addirittura si possono anche farcire con del salato. Buon appetito a tutti, buona domenica e alla prossima ricetta. Ciao!